Salve a tutti amici e benvenuti a questo nuovo video! Ciao ragazzi! Oggi siamo con il gigante di Federico. A parte scherzi, perché c'è Federico con me e siamo alla palestra sua? Alla Fit In, non è la Gold Gym, stavi dicendo Gold Gym. Alla Fit In, che è una palestra che ci ha permesso di fare queste riprese. Sì. Sono venuto io personalmente da Federico dopo che lui mi ha sposto una storia relativa a qualche frecciatina, come solito sì, nelle storie. Mia, il mio inizio di evoluzione fisica, okay. Era quella, me lo ricordo. Allora Fede, come saprai è successo un bel casino questa settimana, no? Tutti i video relativi a te, sia che sia una parodia, sia i video di Flavio Raponi, sia i miei video, sono stati falsati, tutti sincronizzati in un colpo solo. Cioè un attacco del genere neanche nella seconda guerra mondiale poteva essere architettato. La domanda è, c'è il tuo zampino qui? No, non c'è il mio zampino perché sinceramente a me quei video non hanno mai dato fastidio. Okay. No, non tutti quanti, alcuni sì. Però quali? Devo dirlo. Dillo. Quello di Flavio, l'ultimo. Ok, perché ti dava del dopaggio, esattamente, giusto? Esattamente, senza avere reali prove che io lo sia. Poi in realtà no, il tuo commento, vabbè, era la tua opinione, però per il resto quelle su Sella erano belle. Perfetto. Quindi sulle serie perfette. Call of Tulu, sì, il profeta della verità. Ah no, il profeta anche, lui ci va pesante con le parole, anche a lui. Ok, diciamo che Fede fondamentalmente ha apprezzato la satira, se non quando siete andati un troppo po' sul personale. Perché esatto, perché non mi piace questo insolito. Però la gente adesso non capisce, ma mi avevi bloccato? Sì. Era successo un casino all'epoca? Come mai adesso hai cambiato idea? Io ti avevo bloccato proprio perché tu spingi... Perché ti avevo chiesto gli attestati e mi hai detto che stavano in casino. Esatto, tu spingi troppo perché sei troppo quello che va a indagare. Non te l'aspettavi? Non me l'aspettavo, e siccome io non sono tanto social, avere questa pressione io non sono abituato. Uno, e secondo, tutto ciò che ho detto anche riguardo i carichi, ti ricordi, 280 di panca, sono cose che ho detto, ma per creare un personaggio di YouTube alla fine. Cioè, sono insomma le cose su cui io mi sono venduto. Ok, facciamo un attimo un passo indietro, perché sennò la gente tranquillo. Capisce. Quindi, fondamentalmente, tu in 3 anni hai fatto dei video con Dani Scala, sì, no? Che è il tuo amico. Sì. E per 3 anni hai dichiarato pesi sfalsati. Sì. Una volta dicevi una cosa, una volta era Raw, una volta era Gear. Okay, e addirittura nazionali. C'era un video con Martorell in cui dicevi che eri campione europeo. Sì. Europei e nazionali, ho un po' variato, sì. Campione europeo di powerlifting. Nazionale sì, poi sono arrivato all'europeo e lì purtroppo mi surclassavano di... Quindi era tutta una bugia? Sì, era tutta una bugia. Perché? Tutti si chiedono perché. Ma perché è divertente. Cioè non ci ho trovato uno scopo per dire... Sì, ma Dennis non lo sapeva questo. No, questo lui non lo sapeva. Quindi praticamente si può dire che l'hai preso in giro per 3 anni? No, e hai preso in giro tutta la community. Per me non era una presa in giro, perché... Sì, però lo scherzo è bello, dura poco. 3 anni. Io comparivo nei suoi video perché è divertente farlo. Questo è il concetto per cui io vado su YouTube. Anche quello che sto facendo adesso con te. Tu eri cosciente che stavi scherzando, ma non lo sapeva nessuno. No, questo è il problema. Però fino a quando non sono arrivato io, e lì le contraddizioni le abbiamo sgamate. Perché hai fatto il copia e incolla e mi hai rovinato il personaggio. Però attenzione, io all'epoca mi fidai di te, dei tuoi carichi, non sono andato a controllare con la tua dichiarazione dell'arco in panca che fece scalpore. Allora, l'arco in panca ancora io ho dubbi su quello che... Hanno messo un nuovo regolamento, Fede. Appunto, l'ha levato, hai visto che l'ha levato. Ma ancora si fa. Ma non così estremo, dai, non ma lo puoi dire. I casi estremi si contano su una mano in Italia, quindi alla fine non fa danni. Fa danni realmente l'arco, anzi è fisiologico come dicevi tu, però secondo me quando lo fate troppo voi... mi riducete il ROM. Io sono un fan del ROM completo. Però quindi... io all'epoca ti dissi che non puoi decidere quanto farlo. Cioè io mi incastro, sono no, così. No, tu ti incastri, assolutamente. Non posso andare oltre. No, quello sì. Dipende molto dalle leve del braccio. Dalle leve del braccio, dalla gabbia toracica. Se tu c'hai l'effetto grosso, fai poco ROM rispetto a uno che non ce l'ha. Non è che possiamo catabolizzare la massa. Cioè, no, in quel senso no, però io sono un fan proprio di tutti i movimenti completi, del ROM completo, quindi vedere quell'arco che a volte è davvero estremo, perché è vero che però, è fisiologico. Però quell'arco, ripeto, è una casistica talmente limitata che... Cioè, come dire, c'è uno in natura e cambiamo tutto per quel caso lì. Un caso non fa statistica, come tu, uno come te, cioè sono pochi in Italia, no? Tu non fai testo, cioè in teoria molti pensano che fai testo, però non fai testo, non letteralmente, volevo dire. Ricapitolando, hai trollato in buona fede, quando però ti hanno sgamato, perché non hai fatto un passo indietro e detto ragazzi stavo scherzando, chiedo scusa, perché semplicemente non volevo era troppo aggressivo, cioè il fatto non mi aspettavo la risposta, perché 280 kg di panca, Fede, tu non stavi su un canale di 2000 iscritti, stavi in un canale di 200.000 iscritti, però per me non cioè capisci che è tutto amplificato, non essendo io, come ti ho detto, io ho Instagram, la pagina Instagram che vedi, che dove pubblico i miei workout, oltre a quello io di social, YouTube, TikTok non sono molto, quindi ho detto lo prendo qui sul ridere. Hai sottovalutato il fatto che il web avesse questa potenza e il pubblico fosse appena ho detto 280 di panca. Infatti mi arrivano ancora tutte le... grazie a te, in qualsiasi post che faccio. Ma quante rep fai? 8.000 rep. Quindi diciamo che siamo passati da Fede odiato a quasi Fede sagoma divertente. Ma a me mi fa piacere, anzi
vedere queste cose qui che ci sono. Poi cambiato, perché hai cambiato approccio? Cosa è successo? Perché finché si scherza, è satira, ridiamo. Ho visto i video, come si chiama la pagina che fa Cell? Call of Tulu. Mi piace, li ho visti tutti quanti, sono divertenti. Quindi Call of Tulu sappi che Fede apprezza i tuoi contenuti. Soprattutto quello c'è rimasto di Cell. Male, eh? C'è rimasto male. Quando hai detto, se non mi batterete distruggerò il mondo. Bellissimo. E l'ho visti quelli. Quelli sono belli. Il problema è quando vedo offese o accuse del tipo sei dopato. Però anche se fosse, non hai detto a nessuno di togliere anche quei video, no? No. Hai lasciato la libertà, anche perché tu non hai il potere di far nulla. Ecco, per esempio, molti pensano che ci sia un legame particolare tra lui, tra te e Dennis, del tipo che o lui comanda te o tu comandi lui. Okay. E le storie più assurde che sono apparite nel web, una è, c'è una storia tra loro. Possiamo anche dire siamo che sei eterosessuale, possiamo dirlo. Sono eterosessuale. Ok, quindi non è una storia di... Non ci sia niente di male, eh? Assolutamente, però, no, per dire, però... Primo mistero risolto. Poi la seconda cosa era che tu stessi passando le sostanze dopanti a Dennis Callà. Cioè tu fossi lo spacciatore, quindi avevi in mano la prova che fosse dopato perché lo stavano accusando. Sì. E in cambio lo ricattavi in questo modo. No, assolutamente, assolutamente. Non so neanche com'è che sia andata queste storie. Vabbè, però ci sta. Il fatto che magari fosse l'osco. Quindi non sei lo spacciatore farmacologico. No, non sono lo spacciatore, non ho mai assunto robe del genere. Mi fa anche schifo parlarne sinceramente. Quindi, però, tolti questi due misteri, perché Dennis, nonostante tutta il polverone, non ha fatto un passo indietro e ti ha protetto fino alla fine? Perché la gente non usciva a capire perché Dennis si fa prendere in giro? Il fatto che io comunque, quando sono arrivate magari anche tutti gli attacchi sui chili di panca, tutte ste robe, io all'inizio non ho reagito come sto reagendo adesso, dicendo sono i video parodie e tutto. Io ero proprio pressato, perché ovviamente lo stress è arrivato anche... Io faccio il personal trainer, come sapete. Tu fai il personal trainer. Lavori qui dentro? No, non lavoro qui dentro, vado in studi privati o a domicilio. Quindi questa è la palestra in cui mi alleno, come anche altre in cui vado. Normalmente è appunto il mio lavoro. In quel periodo lì, quando abbiamo fatto il video, io lavoravo per una catena, non dico il nome, e il fatto che fossero appariti sul web, seppur siano comunque di intrattenimento... Cioè, ti avevano fatto apparire, esatto, in modo imbarazzante. Esattamente, quindi okay, poteva dare problemi proprio alla catena per cui lavoravo. Quindi il motivo principale per cui sei stato toccato era a livello lavorativo, sì, per tutta la shitstorm che c'è stata. Esattamente, cioè io ero al lavoro, avevo magari i personal, mi vedevo i messaggi. Sei un cazzaro, grazie a te. Ma perché non l'hai detto subito? Dennis, sì, quando mi ha presentato te, sì, non mi ha detto né che lavorava in questo posto, né che eri un grande amico suo. Io magari avrei avuto un occhio di riguardo. Cioè, questo è un deficiente. Ha fatto un po' il furbacchione, diciamo. Io sono contento, cioè a me fa piacere che per Dennis sia cresciuto il canale e tutto, anche usando la mia immagine, perché io, la mia amica. Sì, però se voleva proteggerti da me, poteva magari spiegarmi la situazione, io non sapevo niente. Mi disse, non sono affari tuoi. No, sono affari miei adesso, perché il casino è successo anche con Fede. Io, diciamo, non ho mai pensato che la cosa sarebbe voluta come una pressione così. Perché conoscevo, io guardavo i tuoi video anche prima di incontrarti per fare quello, però ho detto, magari... Ma sai quando la cosa è scoppiata? Quando poi un canale, sì, più grosso, Flavio, lo ha rimbalzato. Perché... Guarda, di Flavio a me è piaciuto molto il primo per la sua impressione sul mio fisico e tutto. È il secondo che mi ha dato fastidio perché mi ha paragonato così a Liverpool. Però lui ha letto un messaggio tuo, sì, in cui avevi un po' provocato, tipo sti bodybuilder con la panza, è riferito a Flavio. Sì, sì, qualcuno, vero, gli aveva mandato lo screen. Sì, è vero, avevo detto proprio. E lui si è arrabbiato. Avevo detto larva, avevo detto. Esattezza, vero. Cioè, a me mi frega niente se mi dai il panzone pelato. Però attaccano me per dire questo è dopato perché ha questo fisico e fa ste robe. Allora io, per difesa, siccome avevo la pressione di tutta la shitstorm, bene, dicevo, ok, mi arriva tutta l'accusa che io sono dopato. Allora dico, ma l'accusa da chi sta venendo? Da una persona che, dal mio punto di vista. Però lui l'ha ammesso, se non so se l'ha mai ammesso, che Flavio, cosa? Che avesse mai assunto qualcosa. Questo non lo so, io ho visto i suoi video, però non ho mai. Magari questa non la diciamo. Non lo so, fatta la cazzo. Non so neanche se l'ha presa o me. Quindi tra te e Dennis non c'è niente di losco. No. È semplicemente un rapporto di lavoro e di amicizia. Allora, più amicizia, perché in realtà io vado lì con piacere a fare i video. Per me è sempre stata allora, una roba. Io ti dico una cosa che mi ha detto, sì, Dennis. Poi confermami, sì, non è una cosa privata. Mi ha detto, io gli chiesi, ma per quale motivo lo stai proteggendo, Fede? Qual è il motivo? Non te lo posso dire. Ci incontriamo in un posto, McDonald's, sì, con Antonio. Mi fece spegnere il telefono. Cioè io ho pensato, ma cos'è qua? La setta massonica. Fede lavora per un'azienda, quella che mi sta, che non mi vuoi dare il nome, ma ci mancherebbe. Questa situazione le ha creato un grave imbarazzo e addirittura delle persone con cui lavora lui si sono trovate quasi nei guai. Ho questo potere di far fuori una persona per un'azienda, non so, ma intanto comunque, scusa, era la, ma se era così, perché non me l'hai detto subito? Avrei potuto limitare i danni. Io che ne pensavo che mi avessi mandato un pischello da far fuori per far tendenza. Poi in tendenza ci sei andato. Ho visto. Poteva essere un po' più chiaro all'inizio, magari le cose. Il fatto che magari tutta questa segretezza poi ha creato, mi avesse colpito proprio nella vita personale di lavorativa, siccome però, io non sono tanto social, sinceramente, non volevo, Fede, dimmi la verità, tu non hai mai avuto minacce da nessuno, alla famiglia, perché poi a Dennis sì,
Minacce no, minacce nel senso ti vengo a prendere. Minacce a tua mamma, sono arrivato. Non minacce, insulti. A tua madre. Ho scritto a tua mamma, lei è la mamma di Fede. Non a mia mamma, a me riferito. Ah, è un figlio tipo di... Capito, non voglio queste robe. Sai, qua. Sai, si dice per scherzare. Per scherzare un cazzo, cioè, non è che mi metto a mandare a fare. Però non hai mai riportato uno screen di questo. Non mi interessa portare robe del genere. Tu guarda allora tutti gli insulti. Allora torniamo al discorso degli attestati. No, no. Non mi interessa dimostrare nulla. Guarda, ogni volta che io pubblico un reel, gli insulti che io, la gente che io devo bloccare sotto, perché magari mi arrivano insulti, io pagliaccio, clown, cazzo. Ma fatto vedere uno screen di questo insulti alla mamma? No. Ma perché devo mostrare le robe? Almeno lui! Ma non devo avere prove. Mi fa proprio schifo farle vedere. Sì, ma non puoi accusare. No, non dico che devi pubblicarle. A me lo fai vedere a lui. Screen. Guarda cosa è successo. Adesso, la prossima volta che mi arrivano altri studi te li mando tutti. Proprio di. Ma in privato, guarda, me lo fai in privato. Io sono il primo a prendere con i fogli. Calmi, ok. Va bene. È quello che ti chiesi alla fine, mandami qualche prova. Sì, però eri pressante sugli attestati. Ho detto basta, non devo più niente, mi hai rotto le palle. Mi potevi dire domi. Era una burla, invece mi hai risposto. Sì, perché ti vedevo pressante. Come mi hai risposto? Gli attestati sono in cantina. Quando avrò tempo? Cioè, sì, mai ti stavo fermando perché ti hai rotto le palle. Io pensavo che fosse veramente in cantina, perciò ho detto ragazzi sono in cantina, il tempo che non scende li trovo. Non sono in cantina, ho gareggiato, comunque lo sai, però non ho mai fatto quei carichi. Non hai mai fatto i carichi di panca che no. Dici? Squat non hai mai fatto no. Quei carichi? Stacco non hai quei carichi? No. Non eri 130 kg di peso? 130 kg sì, l'hai vista anche la foto. Hai detto che l'hai fatto perché all'epoca col powerlifting ti portarono a quel peso? No, no, in realtà non è quello il motivo. No, io sono voluto arrivare al limite del mio peso, quindi arrivare a... C'è un altro scheraggio. Io quando gareggiavo nel powerlifting ero arrivato a 97-95 kg, quando ho fatto le gare avevo 17-18 anni. Perché devi andare così grasso? Una cultura dell'estetica. Quello è venuto dopo. Io il mio, siccome siete adolescenti, io avevo 19 anni quando ero a 130 kg, ero nel mood, divento grosso più che posso. Quindi non ho la mentalità di adesso come atleta, dico. Poi ti sei pentito però. Sì, soprattutto per le smagliature. Cioè quelle foto non era Photoshop, eri veramente tu? Sì, sono io. L'obiettivo era, ho 18-19 anni, voglio diventare il più grosso possibile. Solo che mentalmente... Grasso. Mentalmente non arrivavi cioè, al concetto. Cioè eri HP più 50, cos'eri? Più o meno, io sono 1,73, sì. Quindi ero arrivato... Di forza quanto eri forte? Perché ho sempre lavorato sul pump e avevo abbandonato anche praticamente hai fatto tutto a caso, sei andato grosso e poi neanche... Esatto, per l'ignoranza, perché non mi sono voluto attenere alle regole del... 19. Quindi non è l'epoca che facevi powerlifting, giusto? No, prima. 17 l'ho fatto le gare di powerlifting. 17. Quindi dove hai gareggiato nel powerlifting? Categoria era medio massimi e la federazione era la UDF. Pugilato, medio massimo. Medio massimi, ma non mi ricordo. Perché ho visto un video pugile professionista. Come ti mando anche. Cioè, pure quella è una burla, dai. Fa parte tutto cioè, del personaggio. Hai rubato i push-up a Dennis mentre li faceva. Hai contato 10 di meno. Quello per l'ho vincere. Fatto apposta, ma ho guardato anche la telecamera, non ti ricordi nel video, ho fatto così. Questa è la confessione. Eppure lo squat mezzo che facevi con lui hai vinto alla fine. Quello è vero, ho vinto, cioè. No, ma era parallelo mentre lui scendeva di più, l'ho visto. Hai citato nello squat. Oh, amico, so che vuoi scavare no, al massimo. Non ti si può odiare per questo, dai. E il fatto è che appunto il mio personaggio prevedeva quello, cioè quello che ho creato. Cioè, tu avevi creato un personaggio proprio? Sì, era quello. Sì, tutto questo, cioè, non è che dici... Da me, da me. Era una cosa che volevo fare per quindi dire. Non sei così nella vita reale. Il personaggio che vedete quando io sorrido è altro, lo faccio apposta. Anche quando ho sbagliato a contare i piegamenti che hai detto tu. Io guardavo la telecamera per prendere per il culo chi guardava, vediamo quanti siamo. Adesso più quello per Dennis, però. Vabbè, ma senza volerli del male, capito? Sì, è una no, cosa però, fatta così. Tu hai detto che avevi fatto dei carichi con la maglia e col corpetto. Tu mi dicesti. Io non ho usato neanche mai le ginocchiere, solo la cintura della powerlifter. Aspetta qui. Allora, Fede, io ho qui con me due indumenti che si usano nel powerlifting attrezzato. Tu sicuramente li riconoscerai. Questa è la famosa maglia da panca che tu dicevi di aver messo. Te la ricordi? Mai usata in vita mia. Ok, e poi abbiamo un corpetto Super Centurion sì. Che tu dichiari di aver messo. Se ricordi Rimini Wellness ti ho detto realtà, di che sì, colore? È rosso però, quello che ho usato io per fare una gara di panca. Non si usa il corpetto nelle gare di panca. Ok, un'altra burla, grazie a tutti. No. Io l'avevo utilizzato per essere sì, perché ma non era un corpetto. No. Non è la mia disciplina, Domingo, vedila così. Allora, Fede, sì. Secondo me ti stai confondendo con il singlet, che è come il corpetto. È simile a quello che mi hai fatto vedere Blue Pro. Ma non ha un tessuto elastico che comprime. Infatti, è questo qui che hai messo in panca. Okay, magari sì. Non questa marca, perché diciamo che no, non esisteva. Era tutto rosso con le bande nere intorno. Però ok, sì. Ribadiamo per l'ultima volta, non prendetevela con Fede. Per la situazione attuale di censura, perché non dipende da lui, è stata una cosa che ha deciso Dennis parandosi un po' con la scusa che l'ha fatto per difendere te, ma in realtà stava difendendo il suo marchio. Guarda, Domingo, perché se tu sei d'accordo sì. Col fatto che dovrebbero stare online, potresti dire a Dennis, caro Dennis, i video erano su di me, devono tornare online, le parodie, per me, tutto il resto. Siccome nelle video parodie non apparivo solo io, per me, a parte quello di Flavio, del profeta che esagerano. Ok, ci poteva stare quello magari. Però non apparivo solo io, quindi se lui ha ritenuto che la sua immagine non deve essere, assolutamente, non posso dirgli nulla. Lui mi disse, prenditela con Fede e non usare la mia immagine. Ma se nel video ci sei tu, cosa devo fare? Non è che Fede non ha un suo canale, magari lo aprirà. Magari lo aprirò, magari. E diciamo anche che non sei sua proprietà, puoi fare libero con chiunque. Assolutamente, io non so di lui è al corrente che stai facendo un video con me oggi? No, non è corrente.
Perché sai, caga? Allora farò i video con Fede e poi non lo so che non li vedremo più. Allora, io penso che se tu gli avessi detto, lui non ti avrebbe permesso di venire qua. Sono convinto. O avrebbe fatto in modo di convincerti. Non me ne frega niente, cioè io sono libero di decidere quello che voglio. Se io decido di partecipare a un tuo video, partecipo. Se mi vorrà ospitare ancora nel suo canale, vado. Ma non è che io ho l'obbligo di stare con qualcuno, non sono un marchio registrato, capito? Magari lo diventerai, la mia immagine, lo sai. È la mia immagine, quindi se voglio apparire nel tuo canale o di un altro. Quindi abbiamo un Fede tutto nuovo, signori. Proprio revisionato, cambiato. Quello che so nella realtà, cioè non ora, è un personaggio. Ok. Questo video aveva il senso di sciogliere un po' tutta la matassa, togliere qualche dubbio, togliere anche un po' di hateraggio verso di lui, anche per tutto quello che era successo negli ultimi mesi. Ma guardate, ragazzi, se volete fare battute o altro, anche quando siete nei miei commenti di Instagram. Quindi permetti di fare parodie. Basta non esagerare con le offese. Cioè, non voglio cose sul doping, non voglio cose. Ma non tanto perché. Okay, Fede non vuole che voi sminuite tutto l'impegno che ci ha messo col discorso doping. A proposito, no, altre due cose che ancora non ho detto, mi sono dimenticato. La storia delle calorie e degli allenamenti. Cioè, tu veramente fai 4 ore di allenamento tutti i giorni per 7 da giorni, al 12 volte, 12 mesi l'anno senza mai scaricare? No, no, non 12 mesi l'anno. Nel video anche l'ultimo che ho fatto con esso è un approccio che ho seguito per un tot di mesi. Più o meno da maggio 2022 fino a settembre, ottobre, okay, poco prima della gara. Ok, però specifichiamo che questo tipo di allenamenti non è pura potenza, perché ti saresti devastato, no? Mi sarei anche infortunato. Dato che ti alleni con molti circuiti di cardio, puoi recuperare molto velocemente. Cardio, circuiti comunque in generale, okay, di funzionali. Quindi spieghiamo bene che lui non è che fa 4 ore di panca piana tutti i giorni, no, magari ci sarà un'ora di big, poi ci sarà 1-2 ore di cardio, ci vuole tutto il tempo che ci vuole. Se io alleno per esempio il petto, io ho detto di fare 4 serie da 15-18 ripetizioni per le 1008 rep, è ovvio che non metterò solamente panca piana, spinte, avrò piegamenti, avrò cose a corpo libero, quindi a reggere reggo. Infatti io ti invito a provare. Però hai detto, se volete imitare, non tentatelo, no? Sì, ma non per minaccia, perché io sono l'essere però è passata così, però magari ci sono i ragazzi un pochettino più giovani che dicono questo è così perché fa 7-3 ore al giorno e si allena 2 ore, 1 ore e mezza di petto, di bicipiti. Ultima cosa, la dieta, tu mangi 4000 kcal e sei così, giusto? Nel periodo allora sì, perché dovevo anche, non tanto per la definizione, erano dei ricordi pazzeschi, ma più che altro perché dovevo affrontare un allenamento del genere, cioè per evitare infortuni, per evitare stiramenti o altro. Ora, io mangiavo considerando tanto, considerando che lui brucia tantissimo tutti i giorni, è molto facile che il suo metabolismo si sia adattato a bruciare facilmente e le 4000 calorie sono abbastanza giustificate anche col tiraggio che ha. Conosco un bodybuilder drug free chiamato Gabriele Vetro, sono stato con lui in vacanza, mangiava 4000 calorie ed era tirato non da gara, ormai il suo metabolismo si era abbinato. Oltre a questo bisogna anche chiarire che le 4000 calcalorie non sono date solo da riso, pollo e pasta. Io ho visto che hai pubblicato delle gocciole. Sì, gocciole non te. E cioè, mi ha detto sgamato, gocciole. Guarda che questi guardano ogni cosa che pubblico. Assolutamente, ma sei al setaccio, sei, ti fanno raggi X. Per ogni cosa, raggi X. No, nella mia dieta sono comprese anche calorie sporche, cioè, non è solo riso, pollo e broccoli o cose del genere. Faccio un po' come fai anche tu, a parte la Coca Zero. Però comprendo un po' di sgarbi. Cominciamo con la BF, alza un po'. Beh, insomma. Uguale, diciamo, no? Siccome io credo nello sviluppo atletico o comunque della forma fisica, non solo mangiando bene, almeno psicologicamente ho bisogno di più sgarri nella mia dieta. Cosa ne pensi delle critiche che ti ha fatto Flavio sul tuo fisico? Tipo che sei carente un po' sul gran dorsale e le gambe? Allora, sul gran dorsale sono d'accordo, anche perché, come ho detto nei video precedenti che ho fatto, io realmente nel bodybuilding, a parte questa gara che ho fatto a ottobre, non è mai stato il mio pensiero gareggiare. Quindi la preparazione estetica sul dorso e sulle gambe non è mai stata improntata al mostrarlo su un palco, questo è il concetto. Quindi le mie gambe, seppur ipertrofiche e riesco a ingrossarle molto facilmente, non le vorrei mai neanche come le tue, che sono più grosse delle mie, perché mi limitano su altre cose. Cioè, se io voglio andarmi a correre, questo è il motivo per cui tu non hai una grande forza sui tre big, perché non sei troppo specializzato? Cioè io per esempio panca piana, stacco e squat non ce li ho. Quanto fai a occhio a teorico? Non posso dirtelo perché i massimali io non li provo da un botto. Ok, se io ti proponessi successivamente il prossimo video di testare squat, panca e stacco, ti presteresti a questa cosa? Certo, perché no? Mi puoi guidare anche a riprendere la linea che avevo quando gareggiavo, perché adesso io ho perso completamente manualità su questi esercizi. Cioè faccio il goblet squat, quello che chiami pussy squat, quello che chiami pussy squat, sì. Vedo che comunque le mie gambe reagiscono, sono comunque voluminose, non come un bodybuilder, quindi non hai pensato magari che aumentando un po' i tre big potresti essere più massoso? Su quello sì, il problema è che io non voglio essere più massoso. Tu vuoi essere poliedrico? Esatto, voglio essere adattabile a più stimoli, quindi se voglio andare a correre 5 km, 10 km, non voglio essere... Insomma, non vuoi essere né carne né pesce, così non ti specializzi in qualcosa. Una via di mezzo tra tutto. Perché fare bodybuilding adesso allora? Volevo provare, cioè ho quindi visto non farai bodybuilding. No, no, no. Voglio fare un po' di... Se capiterà farò altre gare. Magari anche la gara di powerlifting, chi lo sa. Mi dovevi preparare. Ti dovessi preparare io, andiamo in pedale insieme. Wow.
chiudo nel palazzetto. Guarda, io ho già gareggiato, come sai, ritornare a provare degli sport. Certo, non tornerei se c'ho 30 kg, eh. No, no, no. Ma te l'ho detto, quando ho gareggiato io non pesavo così, io pesavo 97-95. E siccome io sono contro il doping, so che un dopato arriva a quei pesi tirato. Vediamo se ci arrivo io a 130 kg, mangiando, perché comunque lì la dieta era tu molto sottoporresti, sottoporresti anche a un test antidoping? Assolutamente. Tipo il poligrafo? Anche a sorpresa, poligrafo. Sai che il poligrafo è il test della verità? È uno come te, tutte le volte? Cioè, se passi quello... Io sono disposto a fare quello che vuoi, non è un problema. Quello. Immagina se ti fanno una domanda, Fede, fai 200 anni di panca? Sì. Beh, mento apposta per far vedere che funziona almeno, no? No, ma per dire, qualsiasi tipo di test, che sia ormoni, non so quali test specifici ci siano, li faccio volentieri, non è un problema. A sorpresa anche, quindi... Ok, ragazzi, con questo penso che abbiamo dipanato tutti i dubbi. Se avete qualche cosa da chiedere, scrivetelo nei commenti. Fede sarà ben disposto di rispondere. Basta che siate cortesi, non mi assalite perché... Non attaccate la mamma. E ma in generale non dite parolacce. Attaccatelo sulla sua naturalezza. Sinceramente parlando, vi posso dire che dal vivo è meno impressivo che rispetto in foto. Quando uno è molto definito, sembra molto più grosso. Vediamo un po' quanto pesi, okay, e quanto sei alto. Dal suo coach non c'era la bilancia, ma io ho qua una bilancia che è tarata 500 grammi, okay, sopra quella della FPL. Ok, sei 82,8, toccando togliendo 500 grammi di sballo. Ok, ok, ok. Altezza, io ho le scarpe, togli, non mi fido. Siamo alti uguali. Effettivamente sì. Quindi HP più 10, in gara eri? 77 kg. E non era tiratissimo? Non ero tiratissimo e non nei pesi medi. Quindi mettiamo anche togliessero altri 2 kg. È un buon fenomeno natural, borderline, nel senso perché già siamo sull'HP più 5, non è male. Però non era tiratissimo, non c'aveva le vene sul culo, per no, dire. Non ero striato. Quindi con questi dati io posso per fede credere che sia pulito. Però la mano sul fuoco non ce la metto, anche perché dopo le ultime vicissitudini un po' di credibilità la devi riacquistare adesso. Piano piano la riacquistiamo. Ecco perché abbiamo deciso di fare altri video ora, a scopo puramente didattico, anche divertente, in cui Fede si presterà a fare squat, punk, stacco, un po' come ho fatto con Dennis Callà. Facciamoli, facciamoli. I bonus. Ma almeno testo anche i miei massimali. Quindi ditemi cosa ne pensate di questa cosa. Non cominciate a dire, ah, Marchettaro, sei venduto, ti sei alleato con il nemico. No, qui non c'è nessun nemico. Non è una lotta. Lui non lo è più adesso. Si è liberato dall'influsso amichevole di Dennis Callà. Dennis è sempre un mio amico. Il problema è che io faccio quello che voglio. Cioè, non sono proprietà di nessuno. Questo deve essere chiaro. Se voglio partecipare con te, se voglio partecipare. Quindi con non ti ho manipolato. Mi hai manipolato. Non ti ho pagato. Mi hai pagato. Non cerco di dividerti. Non cerchi di dividermi. Direi che è tutto. Ricordi Barnes dei Simpson così. Eccellente. Cosa rispondi a chi dice che sei un bugiardo patologico? Che è una cavolata. Che è il personaggio che interpretavi? È il personaggio che interpretavo, sì. Quindi non sei un cazzaro? No. Sei un cazzone però. Sì. Fede, per chiudere, sì, quanto cazzo fai di panca piana? 3,20. Ma no, fammi.